Assolutamente fiducioso e soddisfatto. Sentirete di noi tirar fuori dei nomi, ma non c'è il rischio che facciano un po' la fine di Frattini? Che nessuno ha ancora fatto ed è già stato bocciato prima che venga fatto. Diciamo che io ho un approccio un po' più umile, un po' più dialogante. Nel senso che se arrivano una serie di no, e non si può andare avanti solo coi no. Sto lavorando per arrivare a un sì. Però io non dico dei no preventivi, mi auguro che nessuno abbia il pregiudizio in base al quale la cultura liberale, conservatrice, moderata, non possa manco fare proposte. Senta, Conte l'ha visto più dialogante rispetto al PD in queste ore? Ma vedo tutti i dialoganti interessanti. Sono soddisfatto, diciamo che sono ore impegnative di giorno, di notte, però conto che la politica possa dare un bel segnale al paese. Ho sentito anche il presidente Draghi, perché ovviamente si parla di Quirinale, però l'emergenza oggi nelle case, nelle aziende e negli ospedali è il costo della luce, del gas, c'è la crisi fra Ucraina e Russia e mi auguro che non ci siano venti di guerra. Il presidente della Repubblica tra l'altro sarà fondamentale anche da questo punto di vista, perché di tutto abbiamo bisogno fuorché di guerre, conflitti, anche perché se qualcuno chiude il rubinetto del gas l'Italia rimane a piedi, c'è il tema dell'inflazione, c'è il tema delle materie prime. Spero di chiudere entro questa settimana con soddisfazione di tutti o di tanti il Quirinale, poi il governo corre, produce.